Sta registrando, è acceso? E allora benvenuti, un cordiale saluto da noi, da Yuri e da Nigel e da Andrea anche, okay. Perché è presente anche lui in questo sono, video. Ci sono anch'io. Benvenuti sul canale della Formula 1 dimenticata per un video speciale, una top 10 speciale. La top 10 che ci avete richiesto in molti e no, se non ce l'avete richiesta la facciamo lo stesso. La facciamo lo stesso perché voi avete messo i mi piace che servivano. È la top 10 dei nostri piloti preferiti, però siccome è una top 10 particolare e siccome noi siamo la Formula 1 dimenticata, l'abbiamo divisa in due metà. Una top 10 dei piloti, diciamo, di punta e la top 10 dei piloti dimenticati preferiti. Allora, io alla posizione numero 10... Aspetta, da quale iniziamo? Dai dimenticati o da quelli forti? Diciamo da quelli dimenticati. Da quelli dimenticati. Vogliamo subito partire a stecca. Allora, io ti stupirò con la posizione numero 10, dove ho messo Jos Verstappen. E dico anche il motivo, perché una delle cose che mi ha fatto ritornare la passione per la Formula 1 è stato il gioco Formula 1 2001, dove con il nostro cameraman, che è qui dietro alla nostra postazione, avevamo una sfida che andava avanti, Jos Verstappen contro Jacques Villeneuve. Questo è il motivo per cui l'ho scelto. Allora, io invece la posizione numero 10, Verstappen non l'ho messo nella mia classifica, quindi è buono, quindi è differenziata. Bene. Alla posizione numero 10 ho messo un pilota che non ha mai debuttato in gara, che però per la sua storia non potevo assolutamente non mettere. È un pilota di cui abbiamo parlato anche in un nostro video e stiamo parlando di Chanok Nissany. Al netto delle sue capacità di pilota, che abbiamo visto erano scarse, però in 4 anni, anche comunque aiutato da una sua lesione molto grande, senza aver mai toccato un volante da corsa, è riuscito a andare a fare una Formula 1. Andare a fare una Formula 1, nel senso che l'ha costruita lui con le sue mani. Quindi assolutamente tutto il mio rispetto. Qui andiamo già su nomi pesanti. Riccardo Rosset, uno dei primi nomi che ricordo pronunciato da Gianfranco Mazzoni. Ho messo Rosset, però l'ho messo in un'altra posizione in classifica. Ah, spoiler! Al nono posto io ci ho messo Alex Jung. Nel nostro video abbiamo detto che un pilota scende in pista, pigia un pulsante, fa spengere la macchina, subito dopo 100 metri penso che abbia tutta la mia stima e gratitudine nell'aver farci vedere. Sono questo. Sono d'accordo con te. E poi in gara ci ha regalato un'altra pella quando praticamente si è visto arrivare Montoya e Schumacher degli specchietti grossi come case e praticamente si è spostato spaventatissimo, e quindi lo metto in posizione numero 9. Posizione numero 8 per me, Bertrand Gachot, simbolo del canale perché è il primo video di piloti dimenticati e soprattutto perché, insomma, con la sua storia non poteva non essere in questa top 10. Io ho messo lui, il muro, Enric Bernoldi. The Wall, anch'io ce l'ho Enric Bernoldi, ma è più su. Massacrato tra virgolette per quello che ha fatto, ma... Fratm ingiustamente massacrato. Ha fatto semplicemente la sua gara, Coulthard non ha fatto zig zag, non ha chiuso niente, Coulthard non ha mai provato, anche perché Monte Carlo non è un circuito dove si può sorpassare, però criticarlo così aspramente dopo le gare, sinceramente l'ho visto altamente fuori luogo. E sì, quindi lo metto in ottava posizione perché ha avuto il suo momento di gloria e l'ha sfruttata appieno. Dove siamo? Alla 7? 7. Alla 7. Alla 7 c'è Enrico Mentana. Eccoci qua, buonasera. Ma invece io alla numero 7 ho messo Esteban Tuero, un pilota che secondo me meritava di più, ma che purtroppo ha concluso anzitempo la sua carriera con la Minardi, in un modo anche inglorioso, con un brutto incidente a Suzuka. Mi ha sempre dato simpatia, ecco. Al settimo posto io metto Taki Inoue e dico solo una parola: medical car. E ti stupirò perché io Taki Inoue ce l'ho proprio al sesto posto. E quindi abbiamo una disparità. Vabbè, di sta. Io invece al sesto posto ho messo Riccardo Rosset. Allora saliamo al numero 5, dove io ho Enrico Bernoldi e vorrei, se lo trovo, voglio mettere l'audio di Formula 1 2001 dove dice Enrico Bernoldi ti ha toccato. Alla posizione numero 5 io ci metto lui, il samurai, colui che
è riuscito nell'impresa di farsi togliere la superlicenza dopo 4 gare. Yuji Ide. Io dico solo che non merita questa posizione, ma ne riparliamo fra un attimo. Andiamo avanti alla posizione numero 4. Alla posizione numero 4, Tora Takagi. Non credo di aver bisogno di aggiungere altro. Non è da male come pilota, eh? Era, secondo me è stato un po' sottovalutato, però secondo me meritava maggior sorte. Al quarto posto io ci metto Jean-Denis Deletraz. Pilota che è stato messo lì e non doveva essere lì, perché cioè, ha fatto un tempo che era più alto di quello delle Formula 3000. In gara si è preso un crampo e non era neanche preparato fisicamente, quindi ha tutta la mia stima perché si è messo in una cosa forse troppo più grande di lui. Posizione 3. Siamo sul podio. E io è qui che ho messo Yuji Ide. A Christian Albers non piace questo elemento. No, non piace. Non potevo non mettere il mito, la leggenda, colui che ha riscritto la storia di questo sport. Hans Eyer. In una sola gara squalificato. Ritirato e poi squalificato. Cioè, ragazzi. Signore e signori e signori. Ma perché l'italiano è importante. Pedro Paolo Diniz, un pilota che forse non era così scarso come poi è venuto fuori dalle leggende metropolitane. No, no. Però lo voglio premiare con questo secondo posto perché a me ha regalato grande gioia negli anni e soprattutto è stato uno dei nomi che più avevo impressi in testa quando pensavo alla pagina. E quindi lo premiamo. E brinderemo a lui questa sera dopo la cartata dimenticata con un cartone di Parmalat. Io al secondo posto metterò un nome che penso non ti aspetti. Lo volevo quasi mettere tra i top 10 quelli seri, però l'ho voluto mettere qui perché insomma era metterlo in quell'altra classifica sarebbe stato troppo, però l'ho voluto premiare perché a me mi ha fatto emozionare. E sto parlando, tra l'altro ho visto che nella mia classifica ho messo metà piloti giapponesi, quindi i giapponesi sono ad alto livello. Al secondo posto metto Kamui Kobayashi. Davvero? Sì, perché a me mi è sempre piaciuto tantissimo come pilota. Al debutto, subito, entra in pista, si mette a sorpassare subito il campione del mondo in carica Button, così, a bruciapelo. E poi mi ricordo la gara, penso quella dove è andato sul podio a Suzuka nel 2012, dove al tornantino entrava, si può dire, a caduro su tutti, in quella curva ne aveva passati 4-5. Mi ha veramente fatto emozionare, quindi lo metto al secondo posto perché il primo era già preso, quindi... Era già preso. Allora, non so se ce l'hai una menzione d'onore, io non lo potevo mettere, intanto volevo menzionarlo lo stesso, prima della prima posizione, menzione d'onore per Zolt Baumgartner. Vabbè. E al primo posto, mi l'hai spoilerato, io ho messo Hans Eyer. Una carriera del genere non poteva essere premiata che col primo posto in questa classifica. Però mi hai stupito perché non hai messo nella tua classifica quello che io ho messo al primo posto. È vero. Non hai messo, penso forse tu abbia già capito, sto parlando dell'idolo delle masse per eccellenza, colui che ha fatto sognare miliardi di tifosi della Minardi per una decina di giri, 10 minuti. Sto parlando del grandissimo Gaston Mazzacane, perché io non l'ho messo perché in realtà l'avevo messo nella top 10 delle leggende, però va bene lo stesso. Ok, ci sta, dite quello che volete, ma sorpassare Häkkinen in pista con una Minardi, va bene le condizioni, e poi tenerselo dietro in maniera abbastanza facile, perché Häkkinen non ha mai attaccato, easy peasy. Tra l'altro ci ha raccontato lui che non voleva assolutamente rientrare a box per cambiare gomme, perché lui voleva stare in quel terzo posto e non voleva rientrare. E tra l'altro rientrato ai box, portato via mezzi meccanici e poi si è dovuto ritirare. Vabbè, tra l'altro portato via perché l'asfalto era diverso, ricordiamo. Tra l'altro ho trovato un aneddoto pochi giorni fa di lui mentre si ritira, e c'è il team radio di Minardi che gli dice: Gaston, quando ti dico che ti devi fermare, ti devi fermare. E quindi quella gara, secondo me, entra nella leggenda. Io non ho messo Gaston Mazzacane solo perché ti fa il River Plate, ecco, questa è un'altra cosa, ma va bene. Ma adesso passiamo alle botte vere, ovvero top 10 delle leggende. E qui
della partono Formula 1. Partono a cazzotti, secondo me. Partono le botte. Soprattutto nei commenti. Partono le botte nei commenti. Decimo posto per Moscerini, no, Fernando Alonso, perché non poteva non stare in questa top 10, però non è tra i miei piloti preferiti, ma lo voglio premiare perché comunque mi ha fatto sognare nei suoi anni in Ferrari, mi ha fatto anche illudere parecchio troppe volte, e quindi solo per questo non c'è una posizione più alta della 10 per me. Mi hai stupito, siamo abbastanza in disaccordo su Fernando Alonso, ma già l'avevo intuito. Io al decimo posto ci metto un pilota che non è tra quelli che hanno vinto tantissimo, però mi ha sempre fatto emozionare negli anni in cui ha corso, nei primi anni in cui ha corso, perché poi c'è stato un grosso incidente che purtroppo ci ha privato, penso, di uno dei migliori piloti della sua generazione. Sto parlando di Robert Kubica. Tra il 2007 e il 2008 fino al 2010 era tra i 3-4 top dei piloti del momento. E mi ricordo sempre quel Gran Premio a Singapore dove sorpassava la gente a destra e a sinistra, con una mano teneva il chiuso left dart dietro. Era il 2010 forse, Singapore, sì, 2010. Sì. Sono venuto a sapere dopo che aveva già firmato un contratto per Ferrari, sì. E poi c'è stato purtroppo l'incidente nei rally, e è stato veramente un peccato. La coppia Alonso-Kubica sarebbe stata fenomenale. Al mio nono posto invece ci metto, c'è troppa suspense per un nono posto, Nigel Mansell. Buon Nigel. Non c'è nulla da dire, peccato perché ha perso un mondiale per un infortunio nella schiena. Un altro per una gomma esplosa. E anche lo stesso pilota che cominciò a esultare un giro prima del traguardo. Però, voglio dire, sicuramente una leggenda di questo sport. Grandi gare in Ferrari, mondiale meritato con la Williams nel 92 per un mezzo stratosferico, però diciamo che era un manico eccezionale, quindi al nono posto per me. Al nono posto un altro pilota dello stesso calibro di Kubica, che però mi ha sempre fatto impazzire e ho sempre creduto che dalla Formula 1 abbia avuto meno di quello che si meritava. È un pilota che abbiamo intervistato e parlo di Jarno Trulli, sì! Ma come Jarno Trulli? Penso che sul giro secco nella storia della Formula 1 abbia pochi rivali. Purtroppo è stato sempre falcidiato da tanti problemi meccanici durante le gare. Quando ha avuto la macchina giusta, forse la gestione, sì, di quella squadra era troppo verso un altro pilota. Parlo ovviamente del 2004. Non dico chi, parlo solo dell'anno. Non parliamo neanche del team principal di quella scuderia. E ricordo che fino a metà della stagione Trulli andava più forte di Alonso, e poi è successo quel che è successo, però poi ha dimostrato anche con Toyota, quasi sempre battuto tutti i compagni di squadra che ha avuto, quindi... Mi piace, non facciamo nomi e due secondi dopo abbiamo fatto entrambi i nomi, quindi ottimo, perfetto. Saliamo su di una posizione e andiamo alla posizione numero 8, dove io ho piazzato Mika Häkkinen, perché secondo me è stato veramente un pilota eccezionale. Magari poteva raccogliere di più se non fosse stato per quell'incidente che comunque lo ha anche segnato abbastanza, però comunque due mondiali vinti meritatissimi e un avversario, credo il miglior avversario di Schumacher, perché purtroppo una rivalità Schumacher-Senna non l'abbiamo potuta vedere, ma lui è stato sicuramente l'avversario più degno di Schumacher negli anni in cui era al top della sua condizione. Tra l'altro si rispettavano tantissimo loro, sì, due, già dai tempi. Non per niente quella foto è la nostra immagine di copertina da sempre. Io all'ottavo posto metto un pilota che so che a te piace molto, non so se hai messo in classifica, però io l'ho voluto premiare perché, preciso, la classifica che ho fatto io non è dei top 10 piloti più forti, ma quelli che mi hanno fatto emozionare di più. È abbastanza diverso. All'ottavo posto metto Daniel Ricciardo. Sì, non ero così brutto. Perché penso che fino al 2017-2018 sia stato uno di quei piloti che in pista, in gara, era veramente un mastino. Arrivato in Red Bull ha subito bastonato 4 volte campione del mondo, quindi penso che non ci siano... Sai come reagirebbe Ricciardo di fronte a questa cosa? È un po' strano, ma è così, fino adesso è così. Allora, posizione numero 7, e io qua ci metto un 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton, perché qui io l'ho impostata in modo diverso questa top 10. Io parlo di piloti forti,
quindi che io ritengo i migliori. Lewis Hamilton, che non può non finire in questa top 10 perché innegabilmente è ancora alla sua età uno dei migliori piloti in griglia, è un talento straordinario, è stato aiutato parecchie volte dal mezzo meccanico, ma qualunque pilota vince è aiutato dal mezzo meccanico, quindi io ritengo che sia, no, non è ovviamente tra i miei preferiti, ma non lo detesto neanche così tanto. Secondo me merita un posto nell'Olimpo dei grandi. Meno male che ci hai pensato te a metterlo. Al settimo posto io metto, secondo me questa non te l'aspetti. Non me l'aspetto. Ayrton Senna. Non me l'aspettavo. È un pilota che ha fatto la storia, che ha fatto emozionare tutti. Nella mente in quel giro stratosferico a Monte Carlo che è pura leggenda, sul giro secco penso che sia senza ombra di dubbio il più forte della storia. Il primo giro al Gran Premio d'Europa 1993 penso che non abbia bisogno di commenti, come anche la vittoria in Brasile, quella col cambio bloccato dove alla fine ha urlato. Queste imprese me lo fanno mettere in classifica, però qui devo usare parole molto pensa bene quello che stai per dire. Secondo me la sua scomparsa quasi da martire della Formula 1 lo ha elevato a un livello forse esagerato. Detto questo, preparati a bannare però, però secondo me in gara, nella gestione gara, peccava un po', perché 65 pole position, solo 41 vittorie, sono un po' pochine. Parole forti. Parole dure. Parole dure di un uomo davvero strano. Che io non condivido, ve lo dico, metto le mani avanti così almeno. Insultatemi pure nei commenti. Ma andate, però andate sul suo profilo personale. Però mettiamo qua il suo profilo personale. L'ho messo in classifica, non per, ho detto per che... carità, per carità però. Allora, sesto posto, io non so come farò a dire questi nomi adesso. Sebastian Vettel, perché a mio parere più forte di Lewis Hamilton, ma anche lui ha patito un po'... anni in cui la gestione delle sue gare non è stata il massimo. Lo metto perché a me da tifoso Ferrari mi ha regalato tantissime gioie, parecchi dolori, anche qualche dolorino qua al fegato, però comunque devo dire che merita di stare tra i piloti più forti della storia. Al sesto posto io metto l'aviatore Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, un pilota forte, un pilota che era arrivato forse alla sua maturazione proprio nel momento in cui era scomparso, penso che sicuramente avrebbe vinto il titolo mondiale dell'82 senza l'incidente. E che vi devo dire, ragazzi, pilota che ha fatto emozionare tutti. Ti stupirà sapere che io non l'ho messo in questa top 10. Ma al quinto posto ho messo il professore Alain Prost, perché io ritengo che sia stato non solo molto furbo in molte occasioni, ma veramente un pilota straordinario, più ragionato, più calcolatore. Infatti il professore non è un nome che gli è stato dato a caso, e comunque è veramente un grandissimo pilota. Saremo in classifica al quinto posto, io metto Iceman, Kimi Raikkonen. Penso che fino al 2007, fino al suo primo titolo mondiale, penso che fosse uno dei piloti più forti che abbia mai visto. Nel 2003 stava per vincere un titolo mondiale, mi ricordo, con una macchina che era quella dell'anno scorso, perché in quell'anno la McLaren aveva fatto una macchina, la MP4-18, che non ha mai debuttato. No. Ha corso tutto l'anno con la macchina dovremmo l'anno scorso. Parlarne. Esatto. Ha corso tutto l'anno con la vettura dell'anno scorso e stava per vincere il mondiale. Il 2005, che ve lo dico a fare, avrebbe vinto se non la McLaren non avesse avuto problemi di affidabilità. E poi forse dopo il 2007 ha cominciato a sbattersene un po' troppo, e forse questo l'ha un po' condizionato nel proseguo della sua carriera. Andiamo avanti alla quarta posizione, io metto Niki Lauda. Non c'è bisogno di dire perché, chiaramente è una delle leggende della Formula 1. Uno dei miei più grandi rimpianti è non aver mai seguito, non aver mai avuto la possibilità, non essendo nato, di seguire una gara di Niki Lauda in Ferrari, perché io credo che sarebbe stato il mio pilota preferito per lo stile, per come approcciava la gara, per tutto. Io al quarto posto metto il professore Alain Prost. Vi dico solo un dato per cui metto Alain Prost in questa classifica. Alain Prost nella sua carriera ha avuto come compagni di squadra 5, e vi dico 5, e vi ripeto, non 4, 5 campioni del mondo, e li ha battuti tutti, perché anche Senna, possiamo dire che nell'88 Prost, senza le regole di scarti,
avrebbe vinto il possiamo titolo, dirlo senza problemi. Ha fatto più punti di Senna. E poi ci sono stati Damon Hill, Keke Rosberg, Lauda, Mansell. Un pilota che vince 4 titoli mondiali e ne avrebbe potuto vincere altrettanti con 5 compagni di squadra, campioni del mondo, penso non abbia bisogno di presentazione. Siamo al podio. Al terzo gradino del podio metto Ayrton Senna. Credo che non ci sia nulla da aggiungere rispetto a quello che ha detto Yuri prima. È giusto. Sono convinto della mia decisione. Non torno indietro. Ecco. Io al terzo posto ci metto lui. Rubens Leone. No. Ci metto il leone Nigel Mansell perché ho nella mente scolpito qua dei sorpassi allucinanti. Posso dire quello di... quello su Berger in Messico 90 all'esterno del curvone, che è una roba da fuori di testa. Posso menzionare quello a Piquet con la finta destra-sinistra a Silverstone nell'87, posso citare quello a Senna con tutto il rettilineo con le scintille, posso citare anche Monaco 92 dove gli sarebbe passato sopra Senna, avesse potuto. Possiamo citare tutto, ma possiamo citarne 10 volte Ungheria 89, possiamo citare 1000 del Leone, un pilota che metteva l'anima quando andava in pista e mi ha fatto emozionare tantissimo. Seconda posizione, e qui io vado ad aprire il libro delle leggende e metto dentro Juan Manuel Fangio. Perché io penso che non può non stare in una top 10 dei piloti più forti di sempre. Non si possono paragonare, lo dico, non facciamolo, non si possono paragonare no. Fangio, Senna, Schumacher, Hamilton, no. Non no. Si può. Però no. Io credo che lui nella sua epoca sia stato il più grande di tutti e non c'è nulla da aggiungere a questo. Ah, piccolo disclaimer a quello aggiuntivo a quello che dici te nella mia classifica. Come dicevo, io ho messo quelli che mi hanno fatto più emozionare perché io quando parlo di Formula 1 parlo di emozione. Emozione pura! Non ho messo nella mia classifica appunto Fangio e Clark anche, che sono stati piloti eccezionali, che però per ovvi motivi di tempistica non abbiamo mai visto, quindi diciamo che non mi hanno fatto emozionare, ma non perché non fossero forti, ma perché... Ma che emozione! Ma quale anche emozione? Perché non c'era la TV all'epoca, quindi era un po' difficile vedere le loro imprese. Io al secondo posto, e qui siamo differenziati in maniera abbastanza netta, metto Fernando Alonso. Parlo di pilota, non parlo di fuori pista, perché sul fuori pista diciamo che ci sarebbe da discuterne, però in pista come pilota Fernando Alonso io lo metto secondo solo a quello che poi ci sarà in prima posizione. Quello che ha fatto Fernando nel 2012 con una macchina che era inferiore a tre quattro penso, Red Bull, McLaren, Lotus, e stava per vincere un titolo mondiale in maniera incredibile con una macchina che faceva fatica a entrare in Q3 in certe gare, penso sia qualcosa di pazzesco. Io reputo che la forza di un pilota si veda proprio quando la macchina non lo supporta, e quindi metto in seconda posizione Fernando Alonso perché secondo me è il secondo pilota più forte di quelli che ho visto io correre. Perfetto. Allora, prima della prima posizione io ho due menzioni onorevoli da fare. Una è per la storia, e che Tazio Nuvolari, che non ha mai corso in Formula 1 perché non esisteva, però io credo che se l'avesse fatto sarebbe stato certamente un campione del mondo, e che comunque ha regalato delle emozioni per chi lo aveva visto in pista, nonni che raccontano ancora oggi delle imprese di Nuvolari, per cui io credo che meriti di stare almeno citato in questa classifica. Giusto. E anche Kimi Raikkonen, ma con un disclaimer, per gli anni che ha passato in Lotus, dove con un mezzo non tra i top ha fatto vedere di essere un pilota pazzesco. Non l'ho voluto mettere in classifica perché non riesco bene a collocarlo, secondo me sta appena sotto la decima posizione, però è innegabile che ha fatto delle cose straordinarie con un mezzo che chiaramente non era all'altezza dei principali avversari, nonostante direbbe, fosse un'ottima macchina. E lui direbbe leave me alone. Esatto, I know what I mean. La prima posizione, vogliamo dire, sia tanto è la stessa. Tanto, cioè, allora, no, noi non le abbiamo scritte insieme, no, non le sappiamo, non le ma sapevamo. Siamo certi che il primo è, siamo d'accordo, e uno, lo diciamo due, insieme. Tre. Michael Schumacher. E con questo, adesso lasciamo così, chiudiamo questo video. Non penso ci sia altro da aggiungere. E vi diamo appuntamento a un prossimo video.